Una sera le cose mutarono bruscamente. Fuori cadeva una neve minuta con mista pioggia, tremendamente glaciale e umida. Facevo ardere nel focolare dei grossi ceppi che tenevo in serbo per le giornate come quella. Mio malgrado mi raffiguravo l'ufficiale, l'aria infarinata che avrebbe avuto all'entrare. Ma non venne. L'ora della sua venuta era ampiamente trascorsa e mi irritavo di dover riconoscere che egli mi occupava i pensieri. Mio nipote speruzzava lentamente, con un'aria molto intenta. Al fine si udirono dei passi, ma venivano dall'interno della casa. Riconobbi al loro suono ineguale la maniera di camminare dell'ufficiale. Capii che era entrato dall'altra porta, che veniva dalla sua camera. Senza dubbio non aveva voluto apparire davanti ai nostri occhi in una uniforme bagnata e priva di fascino. Prima s'era cambiato. I passi, uno forte e uno debole, scesero la scala. La porta s'aperse e l'ufficiale apparve. Era in borghese. I calzoni erano di una spessa flanella grigia. La giacca era di un tweed blu acciaio, intrecciato di nodi d'un marrone caldo. Era larga e ampia e ricadeva con una trascuratezza piena d'eleganza. Sotto la giacca, un maglione di grossa lana grezza modellava il torace magro e muscoloso. «Perdonatemi», disse, «io non ho caldo. Ero molto bagnato e la mia camera è molto fredda. Mi scalderò al vostro fuoco per qualche minuto». Si accovacciò con difficoltà dinanzi al focolare, tese le mani. Ne voltava da una parte e dall'altra, diceva «Bene, bene». Girò sui tacchi e offerse la schiena alla fiamma, stando sempre accovacciato con un ginocchio tra le braccia. «Qui non è niente», disse. «L'inverno in Francia è una stagione mite, da noi è ben duro, molto. Gli alberi sono degli abeti, delle fitte foreste, la neve pesa lassù. Qui gli alberi sono esili. La neve sopra è un merletto. Da noi viene fatto di pensare a un toro, tozzo e possente, che ha bisogno della sua forza per vivere. Qui è spirito, pensiero fine e poetico. La sua voce era piuttosto sorda, di un timbro assai lieve. L'accento era tenue, marcato soltanto dalle consonanti dure. L'insieme somigliava a un ronzio piuttosto cantante. S'alzò, appoggiò l'avambraccio alla mensola dell'alto camino e la fronte al dorso della mano. Era così alto che doveva chinarsi un poco e dire che io non ci arriverei neppure col sommo del capo. Restò abbastanza a lungo senza muoversi e senza parlare. Mia nipote speruzzava con vivacità meccanica e lui non gettò gli occhi su di lui una sola volta. Io fumavo, semistraiato, nella mia vasta poltrona soffice. Pensavo che la pesantezza del nostro silenzio non avrebbe potuto essere scossa. L'uomo ci avrebbe salutati e sarebbe andato via. Ma il ronzio sordo e cantante si levò di nuovo. Non si può dire che rompesse il silenzio, fu piuttosto come se ne fosse nato. «Ho sempre amato la Francia», disse l'ufficiale senza muoversi. Sempre. Durante l'altra guerra ero bambino e quello che pensavo allora non conta, ma dopo l'ho amata sempre. Soltanto era da lontano, come la principessa lontana. Fece una pausa prima di dire gravemente, a causa di mio padre. Si volse e s'appoggiò lungo il pilastro, con le mani nelle tasche della giacca. Urtava un poco il capo contro la mensola. Di quando in quando vi soffregava lentamente l'occipite col moto naturale d'un cervo. Una poltrona gli si offriva lì accanto. Egli non vi sedette. Fino all'ultimo giorno non vi sedette mai. Noi non glielo proponemmo ed egli non fece nulla, mai nulla che potesse apparire familiarità. Ripeté, a causa di mio padre, era un grande patriota. La disfatta è stata un dolore violento. Pure amò la Francia. Amò Brienne. Credeva nella Repubblica di Weimar e in Brienne. Era entusiasta. Diceva, egli ci unirà, come marito e moglie.
Pensava che finalmente il sole stesse per spuntare sull'Europa. Parlando guardava mia nipote. Non la guardava come un uomo guarda una donna, ma come un uomo guarda una statua. E difatti era proprio una statua. Una statua animata, ma una statua. Ma Brian fu vinto. Mio padre vide che la Francia era ancora retta dalla vostra crudele alta borghesia, da gente come i vostri di Vendel, i vostri Henri Bordeaux e il vostro vecchio maresciallo. Mi disse, tu non dovrai mai andare in Francia prima di poterci entrare con elmo e stivali. Dovetti prometterglielo, poiché era vicino a morire. Allo scoppio della guerra conoscevo tutta l'Europa all'infuori della Francia. Sorrise e disse, come se questa fosse stata una spiegazione, sono un musicista. Un ceppo crollò e un po' di brace rotolò fuori dal focolare. Il tedesco si chinò, raccolse le brace con le molle. Non sono un esecutore di musica, sono un compositore. Questo è tutta la mia vita e così mi fa un effetto strano vedermi trasformato in guerriero. Eppure non mi rammarico di questa guerra. Credo ne nasceranno grandi cose. Si raddrizzò, trasse le mani dalle tasche e le tenne a mezzo levate. Perdonatemi, forse vi ho offeso, ma quel che dicevo lo penso con sincerità di cuore, lo penso per amore verso la Francia. Ne nasceranno grandi cose per la Germania e per la Francia. Penso, dopo mio padre, che sull'Europa risplenderà il sole. Fece due passi e inchinò il busto. Come ogni sera disse, vi auguro la buonanotte. Poi uscì. Finivo in silenzio la pipa, tossivo un poco e dissi, è forse inumano rifiutar di l'obolo di una sola parola. Mia nipote alzò il volto. Levava alte le sopracciglia, su degli occhi brillanti e indignati. Mi sentii un poco arrossire. Dopo quel giorno fu quella la nuova forma delle sue visite. Non lo vedemmo più se non raramente in divisa. Prima si cambiava e poi bussava alla nostra porta. Era per risparmiarci la vista dell'uniforme nemica o per farcela dimenticare, per abituarci alla sua persona, l'una cosa e l'altra, senza dubbio. Bussava ed entrava senza attendere una risposta che sapevano gli avremmo dato. Lo faceva con la naturalezza più candida e veniva a scaldarsi al fuoco, che era il costante pretesto della sua venuta. Un pretesto che non ingannava lui né noi, del quale egli non cercava neppure di nascondere il carattere comodamente convenzionale. Non veniva proprio ogni sera, ma non ricordo una sola sera che egli non ci abbia lasciati senza aver parlato. Si chinava sul fuoco e mentre offriva il calore della fiamma a qualche parte di sé, la sua voce ronzante si alzava con dolcezza. E vi fu nel corso di quelle serate, intorno agli argomenti che abitavano il suo cuore, il suo paese, la musica, la Francia, tutto un interminabile monologo, poiché non una volta egli cercò di ottenere da noi una risposta, un assenso o anche uno sguardo. Non parlava a lungo, non mai molto più a lungo della prima sera. Pronunciava alcune frasi, a volte rotte da silenzi, a volte concatenate fra loro con la continuità monotona d'una preghiera. Ora immobile contro il camino come una cariatide, ora accostandosi senza interrompersi a un oggetto, a un disegno che c'era alla parete. Poi taceva, si inchinava e ci augurava la buonanotte. Disse una volta, era nei primi tempi delle sue visite, dov'è la differenza fra un fuoco da noi e questo? Certo, la legna, la fiamma, il camino si rassomigliano, ma non la luce. Dipende dagli oggetti che illumina, dagli abitanti di questo salottino, dai mobili, dalle pareti, dai libri nelle scansie. Perché questa stanza mi è tanto cara? Disse pensosamente. Non è poi così bella, scusatemi, rise. Voglio dire, non è la sala d'un museo. Dei vostri mobili non si dice, ecco qui delle rarità. No, ma questa stanza ha un'anima. Tutta questa casa ha un'anima.
Stava davanti alle scansie della biblioteca. Le sue dita seguivano le legature in una carezza lieve. Balzac, Barré, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert, La Fontaine, Franz, Gautier, Hugo. Che appello, disse con un riso leggero, scuotendo il capo. E non sono che la lettera H. Né Molière, né Rabelais, né Racine, né Pascal, né Stendhal, né Voltaire, né Montaigne, né tutti gli altri. Seguitava a scivolare lentamente lungo i libri e di quando in quando si lasciava sfuggire un impercettibile quando, suppongo, leggeva un nome al quale non pensava. Per gli inglesi, riprese, si pensa in un attimo, Shakespeare. Per gli italiani Dante, per la Spagna Cervantes, per noi subito Goethe, poi bisogna cercare. Ma se si dice e la Francia? Allora, chi si leva istantaneamente? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais o chi altro? Si incalzano, sono come una folla all'ingresso di un teatro e non si sa chi farà entrare prima. Si voltò e disse gravemente, per la musica invece ci siamo noi. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart. Che nome viene per primo? E ci siamo fatti la guerra, disse lentamente, crollando il capo. Tornò al camino e i suoi occhi sorridenti si posarono sul profilo di mia nipote. Ma questa è l'ultima. Non ci batteremo più, ci sposeremo. Strinse le palpebre. Gli incavi degli zigomi furono solcati da due lunghe fossette, i denti bianchi apparvero. Disse allegramente sì. Un lieve tentennio del capo ripeté l'affermazione. Quando siamo entrati a Saint-Thé, proseguì dopo un silenzio. Ero contento che la popolazione ci ricevesse bene. Ero molto contento. Pensavo, sarà una cosa facile. E poi ho visto che non era niente affatto questo, che era viltà. S'era fatto serio. Ho sentito disprezzo per quella gente e ho temuto per la Francia. Pensavo, è davvero diventata così? Scosse il capo. No, no. L'ho veduto poi. E ora sono contento del suo volto severo. Il suo sguardo si portò al mio, che distolsi. S'attardò un poco sui diversi punti della stanza, poi tornò al volto inesorabilmente insensibile che aveva lasciato. Sono contento d'aver trovato qui un vecchio dignitoso e una signorina silenziosa. Bisognerà vincere questo silenzio. Bisognerà vincere il silenzio della Francia. La cosa mi attrae. Guardava mia nipote, guardava il puro profilo ostinato e chiuso in silenzio con un'insistenza grave, dove pure fluttuavano ancora i resti d'un sorriso. Mia nipote lo sentiva, la vedevo arrossire lievemente, vedevo una ruga iscriversi a poco tra le sue sopracciglia, le sue dita traevano l'ago con moto un po' troppo vivo e brusco, rischiando di spezzare il filo. Sì. Riprese la lenta voce ronzante. È meglio così, molto meglio. In questo modo si formano le unioni solide, le unioni in cui ognuno acquista grandezza. C'è una graziosissima fiaba infantile che ho letto e che voi avete letto, che hanno letto tutti. Non so se il titolo sia lo stesso nell'uno o nell'altro paese. Da noi si chiama Das Tier und die Schöne, la bella e la bestia. Povera bella. La bestia la tiene in suo potere, impotente e prigioniera, le impone ad ogni ora del giorno la sua implacabile e greve presenza. La bella è superba, dignitosa, se fatta dura, ma la bestia è meglio di quel che non sembri. Oh, certo, non è molto dirozzata, è sgraziata, brutale, appare ben zotica accanto alla bella così fine. Ma ha cuore, sì, ha un'anima che aspira ad elevarsi. Se la bella volesse, la bella ci mette molto tempo a volere. Tuttavia, a poco scopre nel fondo degli occhi dell'odiato carceriere una luce, un barlume in cui si può leggere la preghiera e l'amore. Ella sente meno la zampa pesante, sente meno le catene della prigione. Cessa di odiare. Quella costanza la commuove e la tende la mano. Di colpo la bestia si trasforma. Il sortilegio che la costringeva in quel barbaro pelame è svanito.
Essa è ora un cavaliere assai bello e assai puro, delicato e coltivato, che ogni bacio della bella adorna di pregi sempre più smaglianti. La loro unione origina una felicità sublime. I loro figli, che sommano e fondono in sé i doni dei genitori, sono i più belli che abbia portato la terra. Non vi piaceva questa fiaba? A me piaceva sempre tanto. La rileggevo di continuo. Mi faceva piangere. Amavo soprattutto la bestia, perché capivo la sua sofferenza. Ancora oggi mi sento commosso quando ne parlo. Tacque, respirò con forza e si inchinò. Vi auguro la buonanotte.